Allora, che cosa bisogna pensare? Quale visione dobbiamo avere per il futuro? Dobbiamo avere una visione ecosistemica della batteriologia. Abbiamo capito che la vita è possibile solo grazie ai batteri, e se il nostro intestino ne porta centinaia di migliaia di miliardi, un numero sicuramente superiore al numero di cellule di cui è composto il nostro corpo, quando ci scambiamo un saluto tra amici, ci scambiamo un corredo di batteri, sono presenti batteri anche, io ho portato una bellissima foto con l'impronta della mano di un bambino, di una microbiologa, che con un'impronta trattata con un gel fa vedere anche come nell'impronta di un bambino che gioca ci siano centinaia, migliaia di esemplari che sono in equilibrio tra di loro. Quindi dobbiamo avere una visione nuova. I batteri sono anche nostri amici, e questa visione dovrebbe condizionare anche la microbiologia tradizionale, quella che viene insegnata all'università, perché forse accanto a questa dovremmo studiarne anche una di tipo diverso. Quindi ci dobbiamo educare a stili di vita corretti, tenendo presente che la convinzione di molte persone che bisogna assolutamente tenere lontano batteri a tutti i costi, per cui non devono, li teniamo lontano da noi stessi, dalle abitazioni, dal vestiario, dal cibo, e tutto questo in modo a volte ossessivo ha dato origine a una vera e propria industria della pulizia in cui si usa indiscriminatamente saponi, deodoranti, disinfettanti, antisettici, un vero e proprio armamentario che non tiene presente appunto questo nuovo approccio che ci deve essere. In realtà stiamo scoprendo che determinati microrganismi in opportune dosi, con modalità ovviamente di crescita particolare, sono ottimi per la pulizia, per mantenere meccanismi di competizione con i batteri del mondo esterno, per mantenere una funzione ottimale del microbiota, anche con ricadute molto positive, ovviamente in termini di benessere sia psicofisico che in condizioni ottimali dal punto di vista immunitario. E in questo senso è fondamentale curare molto l'alimentazione con cibi biologici di provenienza e filiera corta e di provenienza certa. E c'è uno studio molto interessante che mi ha fatto molto riflettere, che è lo studio fatto in ospedale, uno studio alternativo appunto all'uso di disinfettanti a base di cloro sugli effetti, diciamo così, letterecci delle camere ospedaliere relativamente appunto alle pediere, alle testiere, ai pavimenti, ai bagni che sono associati alle camere di ricovero e quant'altro, facendo delle valutazioni, perché sappiamo che le infezioni che sono associate all'assistenza sanitaria costituiscono un ulteriore elemento accentuato appunto dall'antibiotico resistenza, e la contaminazione che è presente appunto sulle superfici ospedaliere è un ulteriore contributo alla trasmissione appunto di infezioni associate all'assistenza. E che cosa è stato fatto in 7 ospedali? Tra l'altro lo studio è italiano ed è stato pubblicato nel luglio del 2018, dimostrando che una miscela di batteri selezionati in cui la carica microbica appunto non è patogena ed è stata modificata in modo, direi, secondo la competizione biologica, è in grado di colonizzare le superfici su cui vengono applicate appunto queste sostanze, contrastando per equilibrio, appunto per competizione biologica, la proliferazione delle altre specie batteriche. E l'incidenza rispetto ai casi controllo delle infezioni associate di tipo ospedaliero è stata diminuita con questo sistema molto più ecologico e biologico del 43%, e è stata diminuita anche in modo stabile la presenza di patogeni appunto sulle superfici. Quindi superfici nelle quali un equilibrio di batteri controllato, ovviamente con queste specie molto particolari a carica microbica non patogena, in grado di competere
e quasi di rendere un ambiente sanificato, almeno dal punto di vista biologico, delle infezioni ospedaliere. Un risultato, credo, straordinario e che è meritevole di altri studi ulteriori.